Prima di iniziare, credo che sia doveroso ricordare Paolo Torrisi, ovvero lo storico doppiatore di Goku, scomparso 12 anni fa, il 7 dicembre del 2005. Credo che comunque per persone come me che ci sono cresciute, lui era e rimarrà una leggenda del doppiaggio italiano. Non dimenticherò mai anche gli altri cartoni che vedevo e c'era lui come doppiatore, era riconoscibile al 100%, ragazzi. Come, non so, uno che vi posso citare, le Tartarughe Ninja. Faceva la lepre samurai, perdonatemi, adesso vi dirò la verità, non mi ricordo come si chiama la lepre samurai. E niente, io non so bravo con queste parole, tra virgolette, formali. Però una cosa è certa, fin quando esisteranno i fan di Dragon Ball, Paolo Torrisi sarà con noi. Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Dopo aver ricordato Maurizio Torresan, in arte Paolo Torrisi, adesso continuiamo Dragon Ball Prime. Innanzitutto ringrazio per la miniatura lampo Victini e Andrea Super Saiyan Blue, regà, che come al solito mi disegnano certe miniature assurde. E volevo dirvi una cosa. Ho rimosso il video, che mi sono stati insomma segnalati per copyright, riguardante Goku e quello riguardante Vegeta, ovvero Lettera al nostro eroe e l'orgoglioso principe dei Saiyan. Vorrei, siccome mi piace anche farlo, vorrei riaprire un secondo canale dove però porterò AMV. Ho riaperto un canale che, siccome mi piace fare queste cose, tratterà solamente AMV, tra cui ci saranno anche questi due che penso avrò già caricato in questo momento. Infatti appena finisco di registrare qua li vado a ricaricare perché meritano. Ve li lascio qua tra le schede, raga, recuperateveli perché secondo me so tributi che io feci 2 anni fa, però ci ho messo me stesso, quindi non so, so parole vere. Tornando a noi, cosa era successo nell'ultima puntata di Dragon Ball Prime? In tanti mi avete fatto morire perché avete tutti teorizzato su cosa appunto poteva essere quella trasformazione che vedete solamente in Zaiko e in Chroma, ma nessuno ha detto niente su quei due esseri comparsi. Nessuno ha ipotizzato che siano terrestri, che siano Saiyan, niente di niente. E questo infatti mi ha fatto pensare, ma l'avranno vista quella scena o no? Poi ho detto, vabbè, ma l'avrò messa nel video o no? E sono andato a vedere, effettivamente c'era. Quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate di quei due esseri. Tornando a noi, Okra si è fatta teletrasportare da Noctis insieme a Kauli sul pianeta Namek per scontrarsi con Kale e Caulifla. E effettivamente si sono scontrati lì. Gast in questo momento però si prepara ad affrontare Noctis. Sembra veramente la sfida del secolo. Il super namecciano che sembra praticamente avere potere illimitato contro Noctis, che comunque sia, avendo un potere misterioso, sembra che non possa o non voglia mostrarlo tutto. Vabbè, ma detto questo, vi lascio al video. Lo scontro tra Noctis e Gast sembra ormai inevitabile. Gast, anche se non mostra tutta la sua rabbia, è praticamente un vaso pieno che traballa. I suoi figli non vuole assolutamente perderli. Finalmente. Giuro che fremevo dalla voglia di combattere con te. Un avversario così potente merita una morte altrettanto onorevole. La serietà e la sicurezza di Noctis genera per la prima volta in Gast un sentimento molto simile alla paura, ma il suo animo positivo è prevalentemente composto da coraggio. Infatti si mette in guardia pronto per combattere. Noctis però fa cenno con una mano a Gast di aspettare, perché nel mentre sono appena arrivati Tarles, Radish e Nappa. Gli ultimi due tra l'altro feriti. Okra e Kauli sono quindi le uniche del gruppo di Noctis a non trovarsi lì in quel momento. Ehi tu, leva quella carcassa, mi infastidisce. Con piacere, risponde Tarles a Noctis, avvicinandosi a Toma. Spostato il corpo quasi senza vita di Toma, vediamo Gast che nel frattempo non abbassa la guardia. E siccome è intelligente e saggio come pochi, capisce che Noctis non ha richiamato tutto il suo squadrone per mettersi in mostra, ma per scorta, in caso durante il combattimento
egli possa passare in svantaggio. I tuoi ragazzi sono riusciti a ridurre male uno dei miei soldati. Se non fosse così ingenuo, Chroma sarebbe ancora in piedi. Zygo, invece, mi ha veramente stupito. Non è da tutti tenere testa ad Okra. Vuoi ancora perdere tempo? Quei ragazzi sono l'unica cosa che ho, e tu non devi neanche nominarli. Finalmente anche Noctis si mette in guardia, pronto per la sfida. I due si confrontano camminando e andando a formare un cerchio, senza distogliere l'uno lo sguardo dall'altro. Le loro pose e le loro guardie sembrano impenetrabili. Sul pianeta Namek, Kale sta affrontando Okra. Le due vanno avanti da molto, ma nessuna si stanca. L'incredibile forza e l'incessante resistenza di Kale sono riscontrate dalla velocità e dall'astuzia di Okra. Quest'ultima ha intuito specialmente che il contatto ravvicinato con Kale può essere fatale, data la sua stazza e le continue prese schivate. Infatti, si porta lontano, cercando a tutti i costi di colpire con colpi dell'aura caricati tra una schivata e l'altra. Grazie ad una serie di illusioni, Okra riesce a sfuggire a Kale e a caricare il suo colpo potente, ma inaspettatamente il Super Saiyan Berserk la anticipa, afferrandola dalla testa e lanciandola contro una montagna, dentro la quale si forma un cratere. Okra però, nonostante il danno, ne fuoriesce senza problemi e si rialza a denti stretti. La sua pazienza è al limite. Noctis, appena finisce di studiare un piano di attacco, parte, senza dare importanza alle conseguenze. Gust, fortunatamente, para tutto ciò che Noctis prova e, passando la sua energia ad un pugno, lo colpisce in pieno volto, scagliandolo via. Mi hai quasi staccato la maschera, ma comunque ti trattenevi. Dopotutto, lo sai che se ci impegniamo entrambi, con le aure al massimo, la Terra finirebbe in frantumi. Ne sono cosciente, ma adesso... adesso occhi soltanto per te. Il Super Namecciano, dopo queste parole, si lancia su Noctis con calci mirati, ma il Saiyan stavolta reagisce e contrattacca con combo pulite e fluide che, nonostante prova ad evitare, vanno a segno. Mentre viene colpito, Gust prova a percepire dove allontanare il suo corpo in modo da mandare a vuoto Noctis, facendolo sbilanciare. L'eleganza del Saiyan, però, non lascia spazio a simili contraccolpi. Così, quando riesce a scaraventare Gust al suolo, scatena un'onda di energia oscura. Gust viene colpito in pieno, ma è ancora lunga la battaglia, e lui non ha minima intenzione di perdere. L'unica cosa che lo ferma è il fatto che, per quanto possa colpire, deve tenere la sua forza in equilibrio sotto un filo sottile, altrimenti il duello potrebbe causare onde d'urto ben più potenti di quelle scaturite dal combattimento con Marble. I due sono andati avanti per molto, infatti iniziano ad accusare i primi sintomi di stanchezza. Ma almeno stanno dando spettacolo agli occhi di Gohan e della squadra di Noctis. Gust però vuole chiudere subito il match, ma per farlo deve cercare di impedire al suo nemico di muoversi, dato che, come ha visto prima, la sua fluidità è devastante. Proprio per questo ricorrerà ad una mossa insegnatagli da suo padre, l'anziano saggio di Namek, ovvero il blocco namecciano. Concentrando la forza sulle punte delle dita e calmando le tensioni nervose, ogni cosa si può bloccare grazie a questa mossa. Le parole dell'anziano rimbombano nella testa di Gust. Pieno di coraggio e sicuro di potercela fare, lo prova. E inaspettatamente il blocco namecciano funziona. Noctis, colto alla sprovvista, infatti, non riesce a muoversi. E qui Gust, sempre trattenendosi, ma arrivando comunque ad un certo limite, in grado di far tremare la terra, fa esplodere la sua aura, investendo Noctis in pieno e travolgendolo. Il Saiyan ora è stanco e ferito. Ha infatti ammesso la sconfitta. Gust gli si avvicina, invitandolo ad andarsene e di non tornare mai più. Appena il namecciano si volta, Noctis, a bassissima voce, sospira, ingenuo, e lo colpisce con vera vigliaccheria alle spalle, grazie a un'esplosione di energia data dalla sola potenza di una mano. Il Super Namecciano cade a terra senza coscienza. Mentre Noctis, Tarless e il Saiyan d'Elite mascherato si avvicinano per uccidere, rispettivamente, Gust, Zygo e Chroma, Gohan non sa cosa fare, quindi decide che si batterà anche a costo della sua vita. In quel momento, però, arrivano anche Gotenks e Goku, trasformati in Super Saiyan di quinto livello. Preso dal panico e privo di forze, Noctis, dato che all'interno di tutti gli altri ha anche le sue cellule, con il teletrasporto teletrasporta tutti quanti di nuovo sul pianeta Korgon. Il teletrasporto però non funziona su altri pianeti, a meno che, tramite un'attrazione mentale, anche i due che devono essere teletrasportati non siano d'accordo.
Infatti, una volta su Korgon, tenta di richiamare anche Okra, ma la Saiyan sembra stia guadagnando tempo con Kale. Inaspettatamente, infatti, Okra dà un segnale vocale a Kaoli, probabilmente nella lingua korgoniana, e quest'ultima, con Kaulifla stanca, la blocca e tramite una siringa collegata ad una pistola preleva un campione del suo sangue. Infine, la lascia andare e con Okra si porta in modo da farsi teletrasportare. Mamma mia, per un momento, se la fusione si fosse sciolta davanti a Noctis, probabilmente non se ne sarebbe andato. Eh già, ha sentito la forza devastante di Gotenks, ragazzi. Anche se però è facile sentire due aure in un unico essere. Probabilmente avrà pensato che non vi potevate mai scindere. Fortunatamente adesso è tutto finito. Goku, che usciva dalla stanza dello spirito del tempo, si è portato con sé dei fagioli di Balzar. Infatti li utilizza per rimettere i tre ragazzi in forze. La prima cosa che fa Gast è quella di andare a prendere Kale e Kaulifla utilizzando tutta la sua velocità. Goku infatti rimane sbalordito nel vedere comunque un Namecciano, che secondo lui non sono una razza veramente molto forte in combattimento, tener testa a Noctis e sprigionare tutta quella velocità che probabilmente nel combattimento teneva nascosta. Mentre Gast è via, Zaiko e Chroma sono curiosi di sapere come hanno fatto Goten e Trunks a fondersi tra di loro, e Goku gli promette che gli insegnerà quella tecnica. All'arrivo su Korgon, Okra convoca Noctis al di fuori del suo palazzo e gli confessa un piano geniale. Ma quale sarà il piano di Okra e soprattutto perché Kaoli è arrivata praticamente a fare una piccola estrazione di sangue da Kaulifla, che praticamente non era neanche cosciente, e che il soprattutto può veramente tenere testa ad Okra? Successivamente abbiamo visto poi Zaiko e Chroma che, affascinati dalla tecnica di Goten e Trunks, vogliono appunto impararla anche loro. Ma soprattutto adesso, cosa riguarda il piano di Okra? E niente ragazzi, il video può finire qui, io spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video, ci vediamo domani con lo speciale Dragon Ball Man vs. The Riddles e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video.